Come sta? Ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. E rieccoci qui, incredibile. Per voi non è passato niente. In realtà per noi è passato un giorno dall'altro video. Questo video è sfigato. È un miracolo se riusciremo a pubblicare questo video incredibile. È successo di tutto. Inondazioni d'acqua, muffa nello stage, il cameraman che sta male, maledetto cameraman che invece di lavorare va in giro, maledetto uomo. E quindi niente, quindi non ci ricordiamo assolutamente un cazzo di quello che abbiamo detto prima, perché le clip le abbiamo già caricate sul database e non ce le abbiamo più nella nostra camera. E quindi non ci ricordiamo un cazzo, e quindi non si sa quello che dobbiamo fare, vero sus? Questo video è il panico, però siamo riusciti a aggiustare la camera, ora è tornata come prima, perché era impostata male, insomma, gravi problemi tecnici. Comunque, vogliamo finire questo video, quindi nel dubbio faremo un recap del recap, così poi nell'editing, insomma, incredibile, il camera riuscirà a collegare tutte le cose. E raga, che dovete fare? Viviamo in condizioni pietose, altro che Sabaku no Maiku 1.0, qui siamo al 0.-5, viviamo in una grotta tra un po', mannaggia, vero sus? Mannaggia, ecco, bravo sus. Allora, lo so, per voi risentirete due cose, però dobbiamo collegare clippette e fare casini. Quindi, insomma, abbiamo detto che il pre-show è iniziato intorno all'1:30, circa, è durato circa mezz'oretta. E cosa è stato annunciato? È stato annunciato un piccolo DLC per Dead Cells, che ha a che fare con Castlevania. E siamo contenti, incredibile. Poi abbiamo detto, incredibile, Vampire Survival, che era quel giochino italiano che non credo abbia vinto niente. No, Cameron confermo, purtroppo non ha vinto niente, mannaggia. Si mostra la sua disponibilità per le piattaforme mobile. Quindi lo potete giocare anche sul telefonino, vero sus? E beh, è comodo giocarlo sul telefono. Ecco, bravo sus. Poi abbiamo detto incredibile, Returnal arriverà su PC. E questo l'avevamo detto nell'altra clip, incredibile, che è, diciamo, particolare, che è un gioco per la PS5, incredibile, già è su computer, su PC. Vero sus? C'è del sus qui, anzi, del sus. Ecco, bravo sus che dice sus. Infatti si chiama sus e dice sus. Oh. Poi incredibile! Poi, incredibile, è stato annunciato questo gioco di Hellboy, che è quel, insomma, dovreste conoscere Hellboy, ci hanno fatto pure dei film incredibili. È quel coso rosso e cornuto, vero sus? Così però pare brutto, su questa. È un personaggio dei fumetti, dei comics. E i film fanno abbastanza cagare. No, sus, dai, non distruggiamo. I film erano simpatici. Perché mi sono allungato così? Non lo so neanche io, ragazzi, siamo fuori di testa. Poi, incredibile, Horizon, ve lo ricordate Horizon? Ecco, il porello che non ha vinto niente neanche quest'anno. Mi ci dispiace per Horizon, mannaggia. E hanno annunciato questo specie di Horizon Call of the Mountain. Ma camera, me ne hai scritto bene questi appunti? Vabbè. E in arrivo con il lancio a febbraio per la PlayStation e per il VR2. Voi ce l'avete il VR2? Noi non, no, ci abbiamo i soldi manco per campare, un po', come possiamo permetterci un VR? Poi hanno fatto vedere questo specie di cartone animato fatto su Among Us. Cosa ne pensi, sus, di Among Us? Ma ancora campa quel giochino con quella specie di lillipuziani colorati? È incredibile. Infatti, perché non ci date i soldi a noi e così ci evolviamo noi invece di fare questi corti di Among Us? Chi se li vede? Vabbè, lasciamo perdere. Poi incredibile Street Fighter 6. Poi incredibile Street Fighter 6 che uscirà insieme a Tekken 8. E il prossimo anno ci semena fortissimo. E poi questo giochino che si chiamava After Us. Questo giochino strano dove c'è questa specie di fanciulla. Però sus. Sì, lei è molto carina e fluttua in questo mondo strano dove c'è la tecnologia che si è fusa con la realtà. Che c'è su questa roba bene? Beh sì, insomma, ci sta, insomma, porello, povero sus, è confuso. Non so, questa, io l'ho visto il trailer, mannaggia, mannaggia. Comunque l'abbiamo visto, è questo specie, è molto strano, c'è l'umanità che tipo dorme, e c'è la natura, e c'è la tecnologia, non ci abbiamo capito un cazzo. Però la pupazzetta, no, la pupazzetta però pare brutto, sus. Vabbè, diciamo la fanciulla, ecco, la fanciulla fluttua ed è molto kawaii. E quindi quello potremmo fare la review, vabbè, insomma, vedete. Comunque niente, questo era il pre-show, adesso passiamo allo show vero. Ed eccoci qua. Allora, questo è lo show vero, che è partito intorno alle 2, è durato un sacco di tempo, tipo finito alle 6, circa 6, perché purtroppo noi nell'ultima parte avevamo sonno e siamo andati a dormire. E il cameraman se l'è visto tutto, vero cameraman? Mamma mia, quanto è contento il cameraman che si vede e fa gli orari molto, molto diurni, vero sus? Diurnissimi. Ecco, bravo sus, che non... Comunque incredibile, a commentare sempre questi Game Award c'è sempre il buon Jeff Keighley, che ci sta sempre lui, insomma, lo conoscerete insieme. Poi incredibile, ecco, questo ci ha fatto ridere. Al Pacino is back in town, bitch, è vero sus. Sì, ma la cosa divertente, io sono abbastanza convinto
che c'erano alcune persone nel pubblico che non lo avevo riconosciuto Al Pacino. È vero, ha ragione Sus. Ci sono state delle facce incredibili, gente che applaudiva, clap clap clap, e siamo anche noi abbiamo applaudito per Al Pacino, che tra l'altro con dei capelli incredibili. E però c'era gente che secondo me non aveva idea di chi fosse questa specie di gnomo, perché insomma non è altissimo Al Pacino, però insomma grande attore, wow, wow. E lui ha incoronato il nostro boy scusate, e in migliore interpretazione. Questo l'avevamo detto mi sa nella parte prima, non ce lo ricordiamo ragazzi, è passato un giorno, quindi dovremmo aver detto che God of War ha vinto il premio migliore interpretazione e il nostro boy ha vinto la statuetta, vero Sus? Poi, ecco, bravo Sus che dice poi. Poi incredibile, è stato annunciato Hades 2. Ve lo ricordate adesso uno? Sì. L'avete giocato voi? No. Però ce lo ricordiamo, abbiamo visto un po' di gameplay. E noi ragazzi non possiamo giocare tutto, ragazzi. E come cazzo facciamo? Non abbiamo i soldi per campare, figurate, io compro tutti questi giochi. Però nel Godverse erano diversi, noi ce li spedivano nel Godverse. Certo che li giocavamo, magnaggia. Poi incredibile, ah, questo gioco lo faccio commentare a Sus. Hanno annunciato una specie di gioco di Bayonetta. Avete presente quella bella... quella bella signorina, ecco, hanno annunciato questo gioco per la Switch, credo, dove c'è lei Chibi, e è molto kawaii, ecco, bravo Susuke, dice kawaii come lo dico io. E quindi questa cosa di giochino dove non si è capito se Bayonetta o tipo Seresa, che era tipo la figlia di Bayonetta, poi Cameron mi conferma su questa cosa, incredibile, e tu tipo evochi mostri, ammazzi cose, in questa specie di giochino molto Chibi e kawaii, che secondo noi andrà bene, perché insomma, tutti amano Bayonetta, quindi figuratevi Bayonetta Chibi. Maledetti uomini. Poi incredibile, hanno fatto vedere un nuovo Star Wars. Mi mancava la saga di Star Wars? No, a me non mancava, a noi per niente. Non ci mancava per un cazzo Star Wars. E Star Wars Jedi Survival, lo giocherai su... No. Ma... insomma, sta, che devo dire? Devo, mica posso dire sempre di sì. Ma te carino, mamma mia. E niente, andiamo avanti. Eccoci qua, scusate i nostri appunti che non si vedono mai nella vita, però insomma sono stati fatti dal cameraman e in giro prese cose, ha tagliato, scritto, fatto cose, quindi, intanto ve le raccontiamo noi, non dovete leggere queste cose incredibili. Comunque incredibile, mi abbasso a livello di Sus, almeno gli faccio compagnia, oggi non siamo carini, mamma mia. Poi incredibile, dopo Star Wars abbiamo detto che è stato un gioco che si chiama Earthblade, che uscirà nel 2024. E c'era della pixel art, ecco, ci ricordiamo questa cosa incredibile. Poi incredibile, ecco, questo non ce l'aspettavo. Un gioco di Dune! Ma sente su Dune? Ah, quella roba con i vermi e la sabbia. E beh, insomma, che ci sta di più? È vermi e sabbia. Vabbè, sì, è quella, è quel, insomma, è del franchise di Dune. E non ci abbiamo capito un cazzo. Se è un MMO, è un RPG, non ci abbiamo capito un cazzo. Però sembrava molto figo. E anche questo non credo lo giocheremo. Insomma, ragazzi, che dovete fare? Poi è stato il momento Kojima. Ecco qui dobbiamo prendere un attimo di tempo. Perché noi, Death Stranding 1. Non l'abbiamo giocato, è la verità. E beh, mica possiamo giocare tutto, Purtroppo noi Death Stranding 1, il primo, non l'abbiamo giocato. Quindi noi volevamo fare la review del trailer del secondo, non ho giocato. E quindi volevamo fare la review del secondo. Ma se non abbiamo capito il primo, che lo facciamo a fare la review del secondo? E quindi non la facciamo, ecco, fine del discorso. Comunque Kojima è entrato, ha fatto il chat come al solito. Ha detto che c'ha un sacco di giochi in cantiere. Insomma ha fatto le sue Kojimate da bravo Kojima. Poi, incredibile, Tecnotto, l'abbiamo detto prima, Baldur's Gate 3, mi mancava Baldur's Gate, quello era carino, il 2 l'avevamo giocato, era simpatico, ne riparleremo, come direbbe il buon Michele, salutiamo Michele, Rossus. Ciao, deserto. Ecco, Rossus. Poi, Wayfinder, questo era tipo quel gioco che somigliava a LOL, però misto a Warcraft, insomma, simpatico, insomma, un po' cartoon, vabbè, no cartoon, nel senso, insomma, stile cartunoso, pupazzotti in... vabbè, ci siamo capiti. Poi Fire Emblem, mi presenti Sus? Fire Emblem lo conosco bene. Bravo, perché Sus lo conosci bene? Perché ho visto la gnagna che gira già da tanto tempo. Credo che Sus intenda che in questo Fire Emblem c'è un tizio, tizia, vero? Cameraman conferma, c'è incredibile, che c'ha i capelli rossi e i capelli blu. Ed è, dovrebbe essere, insomma, Fire Emblem incredibile e Fire Emblem Engage, insomma, aspettiamolo, insomma, gli altri, chi se li ricorda, se li abbiamo giocato, passato talmente tanto tempo. Poi Diablo 4, va bene, siamo contenti, circa. Poi nuova espansione di Forbidden West di Horizon, sei contento, Sus? E se non abbiamo giocato il secondo, come facciamo a giocare questo? Infatti, probabilmente non, niente, ragazzi, la skipperemo. Comunque, espansione di Horizon. E siamo contenti per quelli che ci giocano ancora. Sinceramente, di questi ultimi che abbiamo detto, Baldur's Gate, Diablo 4, sinceramente vogliamo dare una speranza. Il 3,
così e così, però il 4 potrebbe essere simpatico. Tekken 8 pure l'abbiamo detto, insomma, ok, perfetto. Questa specie di trailer in stile anime su un progetto che si chiama Blue Protocol, che sembra come tutti i giochi anime che fanno ultimamente, però tipo God Vein, e infatti era una era bellissimo God Vein, era veramente un bel gioco, soprattutto quella bella signorina con le bende, quella era molto 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 interessante. Poi Remnant 2, ve lo ricordate Remnant 2? Avete girato il primo che c'era i mostri strani? E noi l'avevamo giochicchiato, però non l'avevamo manco finito, insomma. Però, insomma, se può giocare, insomma. Poi, Transformer. Mica, quanto è stato l'ultimo gioco dei Transformer? Ma io neanche me li ricordavo che sono fatti i giochi. Insomma, sta perché... mi piace intromettermi quando inquadra Sus. E non ce lo ricordo. Camera, ma mettici in editing quando è uscito l'ultimo gioco dei Transformer. E niente, insomma... Sembra carino, però insomma non credo lo giocheremo mai nella vita. Ma hanno fatto delle clip di Super Mario. Di Super Mario abbiamo fatto una review che uscirà probabilmente tra prossima settimana o quella dopo ancora. L'abbiamo registrata prima, però praticamente hanno aggiunto che si vede la città dei funghi con Mario che fa del platforming incredibile. Poi hanno fatto vedere un pezzetto dei Muppets. Ci siamo capiti? Cioè, basta. Volete mettere i Muppets con noi? Incredibile. Ma infatti, cioè... ma ancora i Muppets nel 2022, ritiratevi, siamo meglio noi. Infatti, succede, cioè, per quel Muppets terribile con la barba che gliel'avrei presa e strappata. Maledetto Muppets che compare e fa... Ma parla la lingua normale, maledetto Muppets infame. Noi siamo meglio di Muppets. Comunque, poi hanno fatto vedere un gioco incredibile che si chiama Banisher Ghost of the New Eden. E non ci abbiamo. Si vedeva ben poco, però insomma. Ok, grazie di esistere. E poi la trollata, stavolta non era una trollata, Crash Bandicoot, che si chiama in un gioco incredibile Crash Team Rumble, che è questa specie di gioco a team 3v3 a tema Crash Bandicoot. Vabbè, io in realtà mi accontento di giocare a Crash con le macchine, che era divertente. È vero, il Crash con le macchine è divertente, pure l'ultimo Crash non era male, questo insomma... Non credo lo giocheremo mai, però insomma potrebbe essere simpatico. Andiamo, eccoci qua. Ultimi annunci incredibili. Qui eravamo arrivati quasi all'orario della fine. Vi ricordiamo che è finito intorno alle 5, alle 6. E noi non c'eravamo, l'ha visto il cameraman. Scusate, non mettiamo niente incredibile. Comunque, abbiamo detto Crash. L'abbiamo detto. Oh, questa è una cosa incredibile. Hanno fatto. Ecco, questo ce lo mettiamo nelle review. Perché non so se l'avevamo detto nelle clip che sono scomparse. Perché ve l'abbiamo detto, questo video è maledetto. Cioè, insomma, è cursed. Di The Lords of the Fallen. Che cos'è su Svai? Allora, ve lo ricordate, Lords of the Fallen? Lo ricordate? Quel gioco, diciamo, Souls-like, che era lento in culo e con un'atmosfera un po' così? Lo ricordate? Ecco, questo è, lo rifanno da capo. Ecco, bravo Sus. Mamma mia, quanto è bravo Sus quando parla di videogiochi in maniera cattiva e ignorante. Vabbè, insomma, sta, non sono cattivo, sono reale. Allora, ve lo ricordate quel gioco? Ecco, fatto, questo è molto più... cioè, praticamente... l'hanno reso molto più scuro, molto più cupo, e le ambientazioni sono molto più horror. Insomma, sinceramente ci ha stupito, cioè vogliamo dare una speranza. E poi mi piace che l'hanno cambiato semplicemente da Lords of the Fallen a The Lords of the Fallen, quindi ci hanno messo una The. Confermaci, camera, se abbiamo detto una cagata. E niente, questo è da tenere sott'occhio. Ma incredibile, hanno fatto vedere un gioco che si chiama Crime Boss, ecco, che nel 2022 un gioco basato sul essere il capo tipo di, insomma, diventare un mafioso intergalattico. Ci sta, vero Sus? E beh, ce ne stanno talmente pochi che è meglio farli crescere. Vabbè, insomma, lo blocco Sus perché altrimenti va per una sua tangente incredibile e non è infermabile. E quindi niente, e c'è Chuck Norris che c'ha tipo 80... No, vabbè, non è Chuck Norris vecchio, però c'è Chuck Norris. Walker, Texas Ranger, mio padre, vero Sus? Mamma mia, che uomo. E quindi lo vedremo. Poi espansione per Cyberpunk. Che cazzo lo gioca Cyberpunk? Siete stati fortunati che quando è uscito l'anime tutti sono tornati a giocare a Cyberpunk, ma altrimenti se non fosse stato per l'anime, Cyberpunk è stato purtroppo un esperimento, insomma, abbastanza fallito. Riprenditi CG Projekt, che The Witcher 3 era fichissimo! E poi Cyberpunk è stato quello che è stato. Vabbè, per quanto si è ripreso un po' alla No Man's Sky, però lasciamo perdere. E poi, questo lo vediamo sicuramente, Armored Core is back! Arriva, Armored Core 6, questo l'avevano detto praticamente, questa è una cosa, lo vogliamo dire anche noi, che è stata detta da tutti quanti, cioè il fatto che la From è stata coraggiosa a lasciare il numero 6, vero Sus?
Eh beh sì, perché infatti ad esempio in God of War, quando l'hanno ripreso, hanno levato il numero. Ecco, bravo Sus, questa è una cosa che hanno detto, ed effettivamente è una cosa coraggiosa, perché vuol dire che tu colleghi il tuo franchise pezzetto per pezzetto, quindi chi gioca Armored Core 6 se deve rendere conto che prima ci sono stati 5, 4, 3, 2, 1, vero Sus? Infatti, quindi sono stati coraggiosi, bravi i giappi. Ecco, e il trailer è molto figo, tutto distruzione, robot, macchine, esplosioni, ci farebbe da ridere se ci fossero delle meccaniche, dei souls in Armored Core, che ovviamente non ci saranno mai, però sarebbe figo se tu sei una macchina e fai, fai un parry incredibile, gli metti un cannone e lo spari, vabbè, insomma, lo spari, vabbè, lasciamo perdere. E poi, incredibile, hanno fatto vedere questo mega teaser di Final Fantasy XVI, che uscirà il prossimo anno, molto figo. Quello ci piacerebbe giocare, da mo che non giochiamo un Final Fantasy, vero Sus? E non avevamo giocato il remake, quello figo con Tifa, mamma mia, Tifa. Sì, è vero, quello l'avevamo giocato, però i numeri prima del 16, insomma, poco niente. E poi, incredibile, ultimo annuncio, Elden Ring, che ha vinto, incredibile, Game of the Year. Cioè, lo avevamo indovinato, e Sus ci aveva indovinato. E beh, ma avevo detto, Ranni non si può non far vincere. Mamma mia, Ranni. E quindi quello sicuramente è un punto a sus. Ragazzi, che dobbiamo fare? Mannaggia. Elden Ring ha vinto e siamo tutti contenti. Ora, nell'episodio dopo questo, che sarà il video delle review on, ci saranno le review on di alcuni trailer, tipo Armored Core e non lo so, qualcun altro vogliamo mettere. Mannaggia, ce li vogliamo vedere. Anche Judas, forse, chi lo sa. Sperando che non ci danno i copyright, però insomma, dobbiamo capire la cosa delle review on, perché alcuni trailer ci hanno dato il copyright del video, tipo ad esempio Coca in Orso, che ci hanno detto avete preso, vabbè, ci sta, vero Sus? Sì, per forza, però ad esempio di quello di Megumin non ci hanno dato il copyright. Infatti questa cosa è molto sospetta, quindi alcuni trailer ti danno il copyright e altri no, non lo sappiamo, ci proveremo e vedremo che succederà con i videogiochi, visto che non abbiamo mai fatto review on sui videogiochi, solo su serie, film o anime, e vedremo. E quindi in quel video vedrete quello e soprattutto vedrete che ha vinto Sus, ho vinto il vostro caro scheletro, sui punteggi di Game Award. Ci sarà una coppa incredibile che il nostro cameraman ha fatto alle 5 di mattina per fare in modo di avercela bella calda e fresca, che non vuol dire un cazzo, però l'abbiamo detto ormai. Però Sus, vediamo chi ha vinto. Vabbè, però avrà vinto Sua Maestà. No, avrà vinto Sus, incredibile, mamma mia. Ah, giusto, ci stavo dimenticando un di notizia, che deficienti. A fine dello show è arrivato un tizio che ha detto cose, e noi pensavamo fosse un tizio che stava con il gruppo di Miyazaki, però non era orientale, vero Sus? Ha fatto un'invasione in stile Dark Souls e ha detto che robe Bill Clinton. Ecco, insomma, è stato un momento abbastanza cringe e poi è stato portato via, incredibile, insomma, tanto per finire in bellezza. E lo avrete visto perché i meme di quel tizio sono ovunque, quindi insomma. Niente, noi vi salutiamo, se avete visto questo video, portate pazienza, questo video è stato sfigatissimo, è un miracolo se andrà online questo video, e niente, noi vi ringraziamo, insomma, abbiate pietà di noi, perché insomma, questo video ci rendiamo conto, forse non lo dovremmo neanche pubblicare per come è ridotto, però ci proveremo, e ho dato una, vabbè, lasciate perdere, sono ubriaco, siamo fuori di testa, vero Sus, mamma mia. Allora, niente, ecco, ora è venuto meglio, e il vostro scheletro vi saluta, Sus vi saluta con le sue non mani giganti, Non mani, ecco. Cameraman saluta e niente, noi ci vediamo al video che vedrete domani, che sarà quello delle review incredibili a tema di videogiochi. E speriamo che la prossima volta, il prossimo episodio di chiacchiere, sia meno disturbato da problemi tecnici. Mannaggia! E allora niente, taglio incredibile, ci vediamo. Poi hanno fatto vedere un pezzetto dei Muppets. Ci siamo capiti. Cioè, basta. Volete mettere i Muppets con noi? Incredibile. Ma infatti, cioè, ma ancora i Muppets nel 2022. Ritiratevi. Siamo meglio noi. Infatti, successo era quel Muppets terribile con la barba che gliel'avrei presa e strappata. Maledetto Muppets che compare e poi... Ma parla la lingua normale. Ma detto Muppets infame. Noi siamo meglio i Muppets. Comunque, poi hanno fatto... Sus! Scheletro! Ah!